E rieccoci, buona domenica a tutti, buona domenica oggi Verona-Milan. Innanzitutto ci tengo sempre a ringraziare chi si iscrive al canale perché sostiene l'attività appunto di questo canale. Vi ringrazio sempre tantissimo. Veniamo al dunque, si gioca finalmente dopo la parentesi bruttissima di Milan-Chelsea. Partita rovinata dopo 18 minuti dall'arbitro, c'è voglia di tornare in campo per dimostrare che quello è stato solamente un incidente di percorso, come lo era stato Chelsea-Milan. Lì era stata colpa del Milan contro il Chelsea a San Siro, invece, con tutto il rispetto del Chelsea, ma la partita è stata rovinata invece dall'arbitro e il Milan ha voglia di dimostrare che si può rialzare subito. C'è la volontà e la determinazione di potersi rialzare subito, come era successo d'altronde contro la Juventus. Si torna a Verona. Verona l'anno scorso è stata una tappa fondamentale per la corsa allo scudetto. Una delle ultime tappe del Milan, era quel momento in cui il Milan sembrava davvero imbattibile e lo è stato poi anche a Verona, partita difficile, iniziata non benissimo e poi è arrivata, se vi ricordate, la doppietta di Sandro Tonali. Un Sandro Tonali che quest'anno non è ancora andato in gol, quindi magari chissà, tornando a Verona può rivedere un avversario e risentire quelle sensazioni dell'anno scorso e magari ritrovare la via del gol. Un Sandro Tonali che è stato provato in questa settimana anche come giocatore di inserimento, come giocatore un po' più offensivo. D'altronde già con il Chelsea nei primi minuti aveva giocato più avanzato rispetto a Bennacer, che era stato arretrato da mister Stefano Pioli di qualche metro. Chissà che questo esperimento possa essere riproposto questa sera contro il Verona, dove l'anno scorso, ripeto, Tonali ha praticamente inciso tantissimo sul match con quella doppietta, grazie anche ovviamente alle sgroppate di Rafa Leao che sforna assist per i compagni. E quindi arriviamo al probabile 11, alla probabile formazione, agli 11 che mister Pioli questa sera dovrebbe schierare in campo, e da qui capiremo poi anche altre cose e le analizzeremo all'interno di questo contributo video. Innanzitutto gli 11 dovrebbero essere Tatarusanu, perché giocherà ancora lui, Maignan non è ancora pronto, attenzione a Maignan contro il Monza tra una settimana, quindi c'è la possibilità concreta che Maignan possa tornare in campionato sabato prossimo a San Siro, ne parleremo tra qualche minuto. Quindi Tatarusanu in porta con Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez, praticamente la stessa difesa che abbiamo visto nell'ultimo periodo, anche perché Kier anche lui è fuori. Ovviamente Theo Hernandez è un giocatore imprescindibile per questo Milan, è vero che in passato ha giocato Ballo Touré e ha anche segnato un gol importantissimo, quello del 2-1 a Empoli. Però signori, quando c'è Theo Hernandez è un giocatore indiscutibile e imprescindibile, il Milan non può fare a meno di lui. Sulla destra più che altro ci sono delle discussioni, perché giustamente qualcuno dice il Milan ha preso Serginho Destre per collocarlo lì al posto di Calabria o di Florenzi qualora ci fosse l'assenza contemporanea dei due, cosa che attualmente c'è, perché sia Calabria sia Florenzi torneranno a gennaio-febbraio. Però evidentemente Dest non dà le garanzie giuste a Pioli, soprattutto in fase difensiva. In fase offensiva è un giocatore che si sa difendere, un giocatore che come dire, dà magari il suo contributo. In fase, diciamo, di copertura difensiva è lì c'è ancora da migliorare a livello tattico, quindi si va sul sicuro, si va su un giocatore come Kalulu, si va su un giocatore affidabile come Kalulu, e poi al centro le scelte sono obbligate, perché se metti Kalulu a destra senza Calabria, senza Florenzi e senza naturalmente Dest che resta in panchina, i due arruolabili sono
appunto Gabbia e Tomori. Tomori che deve riscattarsi da una serata non proprio brillante, anche se lui non è che abbia tutte queste colpe. Probabilmente la colpa è far è che gli è sfuggito, ecco, Mount in quell'occasione, e poi nel tentativo di recuperare su Mount ha appoggiato la mano sulla spalla del giocatore del Chelsea e l'arbitro ci è cascato con il rosso. L'altra alternativa sarebbe inserire Cho, però ecco, il Milan al momento sui giovani non ha ancora, o meglio sui nuovi, non proprio sui giovani, sui nuovi acquistati nel mercato estivo, non ha ancora avuto, tra virgolette, l'opportunità o il coraggio o la volontà di inserirli dal primo minuto, perché Pioli si affida al gruppo storico, si affida al gruppo che gli ha fatto vincere tanto, si affida ad un gruppo che comunque è molto competitivo. D'altronde, secondo me, Pioli ha fatto anche questo ragionamento. Tra il Chelsea, la partita col Chelsea di martedì e domenica, cioè oggi, sono passati 5 giorni. Tra l'altro ha anche concesso un giovedì di libertà alla squadra, e quindi vuol dire che in 5 giorni, compreso uno libero, la squadra ha recuperato dalle fatiche contro il Chelsea, e per questo praticamente riproporrà questa sera la stessa formazione vista contro il Chelsea. Abbiamo parlato della difesa, a centrocampo infatti ci saranno ancora Tonali e Bennacer. Tonali e Bennacer che le stanno giocando tutte, probabilmente lì che qualcuno vedrebbe un po' più di cambi, no? Perché la paura è che si possono far male giocatori importanti come Tonali e Bennacer. E vediamo però nella ripresa, perché secondo me sia Vranckx sia Pobega avranno un minutaggio nella ripresa, avranno la possibilità di inserirsi nella partita contro l'Hellas Verona questa sera. E arriviamo alla tre quarti. Sulla tre quarti, il Milan dovrebbe schierare a sinistra Rafa Leao, che è intoccabile. Rafa Leao non riposa mai e non deve riposare mai alla sua età, perché ha delle caratteristiche comunque importantissime. Io parlo della formazione iniziale, perché poi è normale che dopo 60-70 minuti il mister può attuare dei cambiamenti, può attuare delle sostituzioni, ce ne sono 5 a disposizione, quindi nella ripresa può fare anche una rivoluzione e cambiare la squadra, ma io parlo sempre della formazione iniziale. Il ballottaggio era tra Messias e Krunic. Se gioca Messias, Diaz viene collocato nella posizione di centrale di questo trio alle spalle della punta. Se gioca invece Krunic, invece può giocare Diaz a destra. Diciamo che Diaz e Krunic sono un po' intercambiabili nel ruolo dietro la punta, quindi chi può giocare, possono giocare comunque entrambi centrali o a destra. Dovrebbero giocare quindi il bosniaco Krunic, lo spagnolo Brahim Diaz e Rafa Leao a sinistra. Questo dovrebbe essere il tridente, diciamo così, alle spalle di Olivier Giroud. Ancora lui, qualcuno potrebbe obiettare. Evidentemente, ritorniamo al discorso di prima, sono passati 5 giorni dall'impegno contro il Chelsea, sufficienti per far recuperare Giroud, e il prossimo impegno contro il Monza è tra una settimana, quindi non è che si gioca ogni 3 giorni in questo momento. Però ecco, c'è anche chi dice: ma quando viene provato Origi, quando viene provato Rebic di nuovo punta dal primo minuto? Ecco, sono tutti interrogativi giusti. Ma ricordate che chi vede i giocatori tutti i giorni è l'allenatore, è lui che prende decisioni, le ha prese giuste in passato, ha portato il Milan a vincere uno scudetto, e quindi è anche giusto affidarsi a una persona come Pioli, a un allenatore come Pioli, che sa gestire bene il suo gruppo. Io non, diciamo, non mi sorprenderei più di tanto. L'importante è il bene per il Milan. L'importante è che il Milan vinca, l'importante è che il Milan vada avanti. Poi se gioca il nuovo acquisto, se il gioca il vecchio acquisto, sinceramente ce ne facciamo una ragione. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, ripeto, la questione di Vranckx, la questione di Adli, la questione di Cho soprattutto,
e che magari devono avere ancora un po' più di tempo per l'inserimento. Tra questi tre, mi sembra di capire che Vranx è quello un po' più avanti nella fase di inserimento, d'altronde è stato schierato un po' di più ultimamente da Mister Pioli, anche se a livello di minutaggio Adli ha giocato più di Vranx e di Cho, però nelle ultime partite è praticamente sparito. Vedo che molti giocatori, molti tifosi dicono: ma perché Pioli non utilizza Adli, Vranx, Cho? Cosa sono stati comprati a fare? Sono stati degli investimenti, perché parliamo di giovani, soprattutto di Cho, ragazzo acquistato a titolo definitivo, invece che magari bruciarlo e buttarlo subito nella mischia, Mister Pioli utilizza un po' più di tempo. Adli la stessa cosa, Vranx, siamo praticamente sulla stessa linea. E poi è complicato, secondo me, in questo momento del campionato, far fuori o comunque accantonare i titolarissimi, coloro che hanno sempre comunque portato avanti la squadra. E poi Verona, attenzione, Verona non è una trasferta semplice. Ha anche cambiato allenatore, c'è Bocchetti. Al Milan capitano sempre queste squadre che cambiano allenatore prima del match contro la squadra rossonera, quindi non è nemmeno semplice. Quindi probabilmente qualche cambio in più ci sarà contro il Monza, dove dovrebbero tornare Maignan, Kjaer e Schalde e Ketelaere. Contro il Monza, quindi dovrebbero tornare un po' di giocatori importanti, soprattutto Kjaer e Maignan, per dare dei riferimenti in più al Mister Pioli in difesa, giocatori d'esperienza importanti di caratura internazionale. Ad esempio, con il rientro di Kjaer, Kalulu, o meglio, Gabbia può tornare ad essere il primo sostituto del difensore centrale e non il titolare. Con il rientro di Kjaer, per esempio, Kalulu è può continuare a giocare nel suo ruolo di esterno destro in questo momento, senza però la preoccupazione e l'affanno che se si fa male qualcuno deve poi scalare al centro della difesa. Non ne parliamo di Maignan, che dà sicuramente, come dire, un contributo enorme alla causa tra i pali, e poi è un leader assoluto, e poi De Ketelaere, che deve cominciare a far vedere qualcosa di concreto dopo il suo acquisto in estate. Quindi partita importante, massima concentrazione, noi ci vediamo questa sera.